Buonasera e benvenuti in diretta da Martina e Giusy di www.mochimagi.it. Oggi è venerdì 9 giugno 2023 e sono precisamente le ore 21, ragazze. Siamo qui in diretta questa sera per andare a spacchettare insieme i nuovi arrivi marchiati Stafil. Marchiati Stafil. Allora, secondo me, oh, ecco arrivata Katia. Ciao Katia, buonasera e benvenuta anche a Daniela, Giovanna. Ciao Giovanna. Secondo me state un po' indifferite, eh? Maria Teresa Schiafone, buonasera e benvenuta anche a Nuccia. Isa Stella. Anna, ciao. Bella, buonasera e benvenuta. Ciao Franco Pè dal Lago di Seo. Franca Pè, ormai mi sono imparata, eh? Imparata, io imparo, voi insegnate, giusto? Impari. Io imparo, loro insegnano. Se loro insegnano, io imparo. Sì. Ecco. Tiziana Campo dall'Orto, ehi ragazzuole, qui piove, aia, no, allora qui è Roma, non piove, un bel caldo, sembra che sia quasi entrata la stagione, ma secondo me domenica ci farà ricrede perché dà pioggia anche qui. Allora la domanda principale è, ma st'estate quando arriva? Ciao Antonia Pass. Daniela Cugini, ciao! Sandra Sissi desidera partecipare in diretta alla tua trasmissione. Sandra, guarda che io t'accetto, eh! T'accetto, eh! Ciao ragazze, ci sarete questo fine settimana alle porte aperte di Stafil! No, non ce la porto neanche quest'anno, Giusy a Bolzano. Ciao Jenny, ciao Ele, ciao Marina. Non ce la porto! Daniela! La cameretta, eh! Rossana, scusa. Rossana sta preparando la cameretta per me. No, pure per me. Per me. Patrizia, a Siracusa. Ciao da Siracusa, un abbraccio. Ciao, ciao Sandra Sissi. Eleonora De Nardo, buonasera e benvenuta. A Giovanna dice metà giugno. Ciao Maria. Ciao Valerie Venia. Susanna. A belle ciao, vi guardo mentre chiudo le valigie. Dove te vai, Susanna? Speriamo che non dico troppe eresie, che dopo magari tu ti metti a ride e ti scordi le cose a casa. Eh? E dici, mannaggia Martina! Carica batterie, l'hai preso. Ciao Stefania Tiberi. Ciao Paolina Africano. Giuseppe, ciao, mi sono visto tutti i vostri video, bravissime, grazie. User, guarda user che dice, user 655, dice, ma siete gemelle? No, user, la Giusy è di Caserta, mi son de Roma. Salutiamo anche Rosarita, ciao, Rosarita, vedi, Ranieri. Mi consigliate una fustellatrice piccolina da prendere sul vostro sito? Fustellatrice piccolina da prendere sul nostro sito? Io ti direi così, su due piedi, la Sidekick. Come si scrive? Sidekick. No, senza la E. Side, Side, Savona, Imola, Domodossola, Empoli. CK. Sì, Sidekick. Sidekick, guarda, sta sui 45 euro. Comunque, se tu scrivi sul sito nostro, scrivi fustellatrice, te esce. Emily, ciao. Qua entra ciao, momi dalla Sicilia. Emilia, Adriana. Adriana, Sandra. Emilia, Stefania, Mariella, ciao belle. Ciao Paola, ciao Pistola Tomara. Ciao Mochi Magine, ciao, buonasera. Carina, ma.
No. Side. Ah, ragazzi, per piacere, andatemi a vedere come si scrive sidekick. Side K-I-C-K. Savo, facciamo lo spelling tutto insieme allora. Savona, Imola, Domodossola, Empoli. Kira, Imola, Como, Kira. Esatto. User dice B. Come si scrive B? Ciao Enza! Brava, brava Valeri, esatto. Savona, Imperia, Domodossola, Empoli. K, Imperia, Cosenza, K. I love what you do, wish and case, che I love what... Mi piace quello che fai, vorrei capire. Dì in inglese, mi dispiace, non parliamo inglese, vai. Sorry, but we don't speak English. Ai, lei, un po'. Ha fatto il linguistico. 20 anni fa. Ah, Susanna va in Sardegna. Ciao Elisabetta. Maria Rosa. Sardegna, bello. Elisabetta, ciao. Anna pure arrivata. E vabbè. A me stasera ammavate, spacchettata, dai. Parliamo un po' inglese. Spacchetti tu. Vado? Spacchetti tu. Dai, dai, ragazze, dai, 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 dai. Dai, Giussi, fammi una cosa diversa. E dopo tant'anni, e dopo tant'anni, Giussi, fammi una cosa differente. I am. You are, she is it, it. Ciao Graziella Paolo, ciao carissima, mentre vi guardo sto tenendo a bada, capisci a me, mia suocera di 93 anni. Auguri alla suocera, ciao Fabiana, Michela, Petra Pedruccelli, ciao bella, un bacio grande. Emanuela, buonasera e benvenuta. Vai Giusy, dice Elisabetta. Grazie, Giusy spacchetta dai. Luisa, grazie, Lucia spacchetta, ciao Luisa. Dai, 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 fatti solo un pacchetto. No, guarda, no. Te lo giuro, te fai solo. Guarda, Giussi, guarda, Giussi, guarda, mamma. Siamo noi, c'è nessuno. C'è nessuno, siamo noi. Ma non sono capace. Giussi. Non sono in grado. Guarda qui. Giussi. Giussi. Fallo per noi. Ma non è. Non, siamo non c'è nessuno. Dai, dai, siamo. Wow! Bomba! Questo, allora ragazze, vai che oggi spacchetta Giussi, tutta vita per me. Allora, vai Giussi, vai Giussi, aspetta solo che questo. Giro. Vai Giussi, vai Giussi, aspetta, fammi girare. Aspetta, aspetta, aspetta. Attenta con quel taglierino al collo, Giussi! Taglierino di Mariella. Mio, tra l'altro. No. Ragazze, mio. Ragazze, 9 giugno 2023, il primo spacchettamento dopo 7 anni di Giussi. Gustiamocelo, questo. Gustiamocelo. Vai Giussi. Solo questo. Aspetta, non mette le mani avanti e poi magari c'è il gusto. Vai, ci sei? Ci sono? Ok, allora sono 3 pacchi. Io spacchetto questo qui che è il più piccolo e pure leggerissimo. Grazie. A me mi lascia l'incombenza. Graziella dice per quello che piove. Anna dice adesso posso pure morire. Elisabetta dice domani nevica. Isa dice forza Giussi, vai Giussi mitica, vai Giussi. Ah, è facilissimo. Forza Giussi che ce la fai! E Grazia dice non scuorne pazze! Allora, abbiamo un po' di cuscinetti. Guardate, guardate com'è contenta! Ma come facile questo pacco? Ma guarda che sei cattiva, tu lo sapevi allora! No, 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 assolutamente. C'è Carmen? Carmen non l'ho vista. Non c'è. Sono arrivate le sfere da... Guardate! Ha
ha fatto un pacco super facile. 4 centimetri. Sì. Sfere da 3 centimetri. Vedi che bella confezione, sì. Sono tante, tante. Senti, ma raccontaci un po'. Metti qua davanti. Guarda, butti qua, succede niente. Poi butta tranquillamente la merce. Butta pure questa. Non sono abituata a lanciare. Sei abituata a lanciare? Sei delicata? Senti, raccontaci un po' queste sfere della, della Stahil, come sono? Sono super ad alta densità e sono compatte, polistirolo e con, diciamo, con le palline strette strette. Potete farci tutto, anche il patchwork, soprattutto con queste grandi ovviamente. E queste sono da 7 centimetri. Va bene. Avanti. Hanno riconosciuto in te tanta delicatezza, sì, e ragazzi. Poi, bomba crepa, che non c'entra niente, 2 mm rosa ciliegia pastello. Il suo colore preferito. Il famoso. E basta. Ah, guardate qua. Fattura di... Ah, Giusy! Te la tiri, brava, brava. Ecco Carmen, è arrivata Carmen, vedi? Carmen, sono arrivate le sfere. Eccole qui. Carmen, dopo 7 anni, è il primo spacchettamento di Giusy, ti rendi conto te? Vabbè, vi saluto. Hai finito già? Sì, sì, sì. Esco tipo Kenny di South Park. Esco di scena. Adesso ragazzi. Ah, non ho tirato lo scatolone. Adesso ragazzi, vi siete rilassati con Giuseppina. Moria Martina. Moria Martina. Voi siete rilassati. Mogliette tutte cose per aria. Mogliette tutte cose. Anna dice: Marti tampone il sudore a Giusy. Carmen dice: pensavo di aver sbagliato canale. Ti è piaciuto Giusy? Grazie, grazie, sì, dicono bravissima Giusy. Allora facciamo mezzo spacchettamento io e mezzo spacchettamento te. No, no, mo sempre. Dato, mo se ne parla, no, dai, tra 6 anni. Sempre. Tra 6 anni. Dai Giusy. A me piace stare dall'altra parte comunque, sì? Che leggo, che posso parlare, sì. Qua posso dire niente, sto sempre da sola qua davanti. Nonna dice: Giusy sei la dolcezza fatta persona. Mi nonna. No, nonna mi piace così. Ah, nonna mi piace così. Anche Sissi, grazie. Allora ragazze, siete pronte ad uno scossone? Adesso procediamo con il secondo pacco di 3. Stiamo spacchettando sempre Stahil, per chi non la conoscesse, ditta leader nel settore che risiede a Bolzano. Che non so se lo sapete, è Italia. Anche se non sembra. Grazie Katia, grazie Giovanna. Carmen dice: devi rifarlo perché io non c'ero. Giusto, giusto, giusto. Brava Carmen. Allora ragazze, leviamo questo spacchettamento. Qua tu cose c'era. No, ma io non lo sapevo. Giusy, sei furba. Non sapevo. Sei furba, Giusy. Allora, cominciamo con un po' di riassortimento di gomma crepla 2 mm nella tonalità rosa cipro pastello, rosa cipro pastello, rosa baby, rosa baby, rosa baby. Dovete calcolare, ragazze, che questa gomma crepla, se voi ci andate a fare una torta, una volta che la scaldate a dovere e la tirate, diventa perlata. Una meraviglia. Poi ci abbiamo Celeste Baby, Celeste Baby, Celeste Baby, bianco, bianco, bianco. A proposito, sta per ritornare la gomma crepla bianca a 2 mm al metro, ragazze, tenete duro, anche io sto a denti stretti, sta per ritornare. Sì. Bianco, 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 poi sempre 2 mm vaniglia, che non è cioccolato, no, vaniglia che non è crema. Vedete la differenza? Vaniglia è più vivace, crema è più tenue, ma comunque si differenziano per una mezza tonalità soltanto. Vedete? Diciamo vaniglia va più su un giallino super pastellino. Il crema è crema.
Senti, Giussi, se vuoi parlare ora vieni da sta parte. No! Scherzo. No, che dal video sembrano troppo uguali. Crema! Crema! Rosso scuro, badate bene che questo io una volta ci facevo le cose della AS Roma, roba che adesso hanno cambiato un po' i colori, quindi tendo ad usare il vinaccia. Adesso col rosso scuro invece mi c'è rimasto da fa Harry Potter, questo è molto carino per il tema Harry Potter, abbinato a un'ocra che è proprio parente a Grifondoro. Eccoci qua. Un'altra oca. Okay. Poi, arancio. Questo, ragazzi, sì, è bello, bellissimo, ma ce lo dovete avere il tema esatto da svolgere. Perché? Cioè, tipo Lego, per intenderci. Perché? Perché è un arancio che, diciamo, a tratti sparaflescia. È molto carico, ok? Quindi, cioè, se voi pensate di farci tipo un bouquet, vicino ci metterei una cosa super tenue. Giusto, giusto? Sì. O addirittura ci metterei proprio un bianco sfumato, magari. Ecco. Tinta color carne chiaro. Questa è una cosa che si dice tutta insieme, tipo Maria Rulli. Tinta color carne chiaro, che è? Giallo sole. E un'altra vaniglia. Ce l'ha perso. E il secondo... è terminato. Andato. Ok. Io mi sposto tutto di qua e mi preparo a aprire qua, va bene? Ah, nel frattempo sono arrivate Rita Cucciniello da Napoli. Ciao Rita! Beata! Rita, come vanno i festeggiamenti? Lo sapete che Giuse è andato a festeggiare a Piazza del Plebiscito? Sì, domenica ero a Napoli. Lo sapete che credevo che non sarebbe più tornata a Roma? Voi la mangiare così tutta piccolina, bassina, così, capirai che... un attimo. La asfaltano. Un attimo. E invece no, eccola qua, vedi, sta addirittura spacchettata. Ed è arrivata anche la carissima Rita Ricchiuti che abbiamo Rita, visto oggi. Ciao bella, ma oggi Rita se siamo vissute poco però. Mm. Comunque ci tengo a farti i complimenti anche dal vivo per i fiori che hai realizzato in porcellana fredda che so una meraviglia. Sì, delicati. Campanelline stupende. Ricordano, Giuse, ricordano la posizione del... bucaneve. Sì, è vero. Sempre il bucaneve. Sì. Però il fiore era proprio a campanellina, eh? Sì. Allora, rispondiamo a chi chiedeva su TikTok se si può tirare il Fommi 08. Alt! Allora, partiamo dal suo presupposto. Ragazze, voi potete tirare tutto quello che vi pare, però ci stanno delle accortezze da seguire. Io, per quanto mi riguarda, tiro la gomma crepla 2 mm. Per necessità, tante volte che avevo finito una tinta sull'espositore, che ho fatto? Ho usato l'1 mm. E l'1 mm si tira, sì, ma si tira con molta difficoltà. Bisogna stare tanto, tanto, tanto attenti. Quindi voi immaginate lo 0,8. Se per chi non lo conoscesse, la gomma crepla 0,8, io dico teme il calore. Che cosa vuol dire teme il calore? Non funziona tipo la 0,7 seta. La 0,7 seta, noi facciamo un quadratino di gomma crepla 0,7 seta, la mettiamo su una fonte di calore che riscalda uniformemente tipo crepiera e in un nanosecondo quel quadratino diventerà un coriandolo, va bene? Non funziona così lo 0,8. Lo 0,8 funziona che noi lo scaldiamo con qualsiasi tipo di fonte di calore. Se per caso, ma proprio se per ipotesi, due pezzettini di gomma si sfiorano, no, si toccano, si sfiorano, lo 0,8 si attacca tra lui e lui, si attacca tra lui stesso, come si dice? Sì, si autoattacca, si incolla, si incolla. E non si può più usare. Quindi voi immaginatevi a tirarci una torta. Quindi io la risposta definitiva è sì, fate come volete, ve lo consiglio? No, non ve lo consiglio. Ok. Salutiamo Giada. Nonostante come vendiamo, eh? Sì. Ok. E salutiamo Giusy con Patrick. Ciao Patrick! Ciao pure a mamma Giusy.
Ciao Luciana Papagni. Ciao Lucian. E Sweet Kick Ale dice sei la numero uno. Grazie. Allora ragazze, andiamo ad aprire il terzo pacco di tre. Quindi è già l'ultimo pacco. Sì. Camarezza. Vado. Ciao Domenica, dice buonasera, arrivate in ritardo. Devo andare là perché... Ciao Elisa da TikTok, saluti da Messina. Messina, vedi? Poi Danisia Ricci chiede, si può fare il tiraggio in gomma crepla glitterata? Giusto, anche sì, qui, ma allora scusa. Allora ragazze, diciamo che, ve lo continuo a dire, magari tanti di voi già lo sanno e magari vi sto pure a stressare perché ripeto. Allora, partiamo dal presupposto che ognuno di noi fa quello che gli pare. La gomma crepla glitterata, anche se di marca, Stafil, Rencalic, quello che vi pare, anche se di marca, dice ma io non la compro dal cinese, la compro da te, ok? Anche se di marca, se scaldata a dovere, non a bottarella, se scaldata a dovere e poi tirata, raga, è facile, i glitter si cuociono e diventa alopeciata, gli viene l'alopecia, cadono, cotti e cadono. Quindi ragazze, mo, sull'Instagram nostro, che io dico sempre, andate, perché ci stanno tutte le torte che ho realizzato fino adesso, quindi potete prendere anche spunto tranquillamente, sull'Instagram nostro, de mio ne trovate una tirata, una. Ma per chi era quella gomma crepla tirata? Quella torta con la gomma crepla glitter tirata? Era la sorella di Giusy. Sì. Giusy si impuntò, me la devi tirare. Fatta a regola d'arte, se sono cotti i glitter, sono caduti, a parte caro pece io ho messa lì dietro. Sì. Però se lei seguiva a me e facevamo il bel metodo del tappo e striscia, avevamo risorto. Comunque, se non volete che ve si cuociano i glitter e ve cadono, andate su YouTube, nella casella cerca scrivete tappo e striscia e vi esce il tutorial e lì spiego bene il perché non la tiro, va bene? Sono stata abbastanza esaustiva? Sì, sì, salutiamo Antonietta De Micco, con grande affetto. Ciao Antonietta, un bacio grande. Angela Di Giovanni dice non ho mai commentato ma vi seguo tanto. Angela, grazie, un bacio grande. Poi è arrivata Cinzia che dice no, ho fatto tardi. Cinzia, non sai che ti sei persa Cinzia all'inizio. Cinzia, questo è stato un seratone. Calcola che il primo pacco si è spacchettato giù, sì, dopo 7 anni d'attività. Ho detto tutto. E ciao anche all'altra Cinzia Mottadelli. E Giusy dice Patrick saluta scodinzolando, per lui siete diventate di famiglia. Grazie carina Fabiana. Per seguirti su Instagram devo cercare sempre Mochi Maggi? Eh sì, è il nome del negozio, Mochi Maggi. Siamo su tutte le piattaforme ragazze, siamo su Facebook, Instagram, YouTube e TikTok. Specialmente su TikTok. Infatti Emily su TikTok dice sei di una bravura unica. Daniela dice sei bravissima e molto simpatica. Grazie a tutte, siete troppo gentili ragazzi. Pure Sweet Cake Cale dice vedo tutti i vostri video, non ho mai commentato ma vi seguo anche io, prossima settimana scendo da Torino. Alessia, ti aspettiamo. Grazie. Carmen chiede se sono arrivati i pad. No. Come no? Fammi aprire. Sì. Scusa, ma perché tu mi hai bloccato? Posso andare? Beh, ok, spacchettiamo. Allora. No, perché voi dovete sapere che la Giusy sembra buona, ma dietro le quinte lei mi dà direttiva a me e mi fa oh, e io devo interpretare sto karate. Hai capito? Devo interpretare sto karate, secondo lei. Robby Bay, che mi sono persa, rivedo appena finite. Brava, rivedilo Roberta, perché i primi 5 minuti so de fuoco, Roberta, non te lo perdere. Una cosa storica. Allora ragazze, niente, se continua sempre come al solito, noi Fommy Lovers con rifornimento di gomma crepla, come dice Elena, rosa, appunto, non è rosa cipria pastello, non è rosa baby, è rosa. Fucsia, verde scuro, che non è muschio è più scuro e ci si fanno le foglie delle rose, cammello, giallo pastello,
marrone scuro che non è nero, marrone scuro. Guardate bene che dei marroni disponibili, diciamo 4-5 tonalità. E marrone chiaro. Poi. Ah no, poi basta. Basta. Larry dice: siete bravissime, questa è passione, è un lavoro, brave. Poi Carmela dice: spesso vedo i TikTok che parlate e cantate in napoletano. Vi piace Napoli? Amo Napoli, quello è un problema. Martina è una napoletana mancata. E io sono... per me, io vorrei andare a vivere sotto a Vasce. Hai capito? E io sono di Caserta e ho vissuto anche a Napoli. Sempre porte aperte, caffè dalla mattina alla sera, con tutti a chiacchierare dalla mattina alla sera, a Vasce, ai quartieri, capito? Giussi! Vadi, vadi. Sfere da? 7 centimetri. Bene. Carmen, scusa, tesoro, ma ti è arrivato il pacco? Sì, infatti ti devo far sentire, leggere il messaggio. Che cattiva. Questi giorni è stato un marasma. Che cattiva che sei, Giussi, mamma mia. Carmela dice, sei di Caserta, sono contenta. Allora ragazze, cambiamo articolo, qui parliamo di pannolenci, cioè avete presente pannolenci? Quello alto un millimetro che si taglia e si cuce, ok? Pannolenci. Che differenza c'è tra pannolenci e feltro? Tante ci chiedono e noi gli rispondiamo. Il pannolenci in Italia è questo qui sottile, morbido, e il feltro è quello rigido, rigido, insomma semirigido, più lanoso, e ha, può essere di vari spessori, anche 3-4 millimetri. Invece all'estero per felt intendono tutti i tipi, anche questo qui, il pannolenci. Allora ragazze, questo succede se voi la domanda gliela fate a Giussi senza che sto io qui in magazzino. Se voi a me mi chiedete, a chi? Ma che differenza c'è tra pannolenci e feltro? Lo spessore, ragazze, lo spessore. Questo, il pannolenci, è strettamente italiano ed è da un millimetro. Poi tutti i feltri avevamo tutte le dimensioni. Allora, pannolenci, 45 centimetri per un metro, questa è vendita al metro, per un metro, prezzo? Allora, per un pezzo è 3 euro, un metro. Da 2 o più metri abbiamo questa promozione fino a fine mese, è 2,50 euro. Della serie prepariamoci al Natale. Esatto. Ma però qua non vede rosso. No, ce l'abbiamo. Ah, ok. Vendita al metro, ok, quindi sta in promozione fino a? Fine mese, fino al 30 fino giugno. Fino a fine mese, benissimo. E già a me quando si parla di promozioni, di cose, già mi si solleva il cuore, perché comunque la vita qua già, raga, è cara, manco, cioè, aumenta pure il pane, non volevo parlare. Quindi, abbiamo comprato i primi gelati, ma volevo dire, 4 magni, 8 euro, ho detto, ma lasciaglieli, no? Giusto, mo sì. Vada più asciolto. Sì, comunque, vabbè. Ciao Paola. Invece questi sono sempre pannolenci, ma sono glitterati. Hanno un taglio pretagliato da stafile, logicamente, è 30x40 cm, bianco glitter. Poi abbiamo il nero glitter. Chi è che andava cercando il nero? Sabrina. Sabrina andava cercando il nero glitter, sì. Da telefonare. Ok. Sì. Poi cambiamo completamente. Questo è un ordine sbarazzino proprio, sì. Giusto? Sì. Allora ragazze, borse mare. Mo' va, faccio vedere una perché io la mia c'ho a casa. Io l'altro anno mi feci questa e la sacca, bellissima. Borse mare, completamente in juta 100% naturale. Ecco qua, 100% naturale, juta non è il 100%, è l'80%, perché ragazze, perché qui abbiamo il cotone. Che cosa ci possiamo fare su questo cotone? Dai, vediamo la prima che risponde, vi interrogo. Che cosa ci possiamo fare con questo cotone? Ragazze, sapevo che se la metteva. Perché ma la posso mettere? Sì, sì, sì. Che te ridi? Okay. Mi fa ridere. Che ci facciamo col cotone? Che ci facciamo? Eh? Intanto salutiamo, nel frattempo rispondono Silvana, che dice che ci abbraccia. Ciao Silvana, un bacio grande. Franca Fortini, che dice le ciliegie stanno 12 euro al chilo. Hai capito, Franca? Hai capito?
convieni con me che in offerta è ben Maria Teresa dice ricamare. Ricamare perché tu sei un top d'élite, invece noi, mo così, sciue sciue comuni mortali, che ci famo? Se la personalizziamo col vinile ragazzi, sì. Se sfogamo ci scriviamo di tutto. Emily dice scritta in vinile termico. Brava, bravissima. Brava. E che tante qua? Tante lo stanno dicendo. 100% naturale, borsa mare ragazze. Se volete vedere qualche esempio potete andare sulla pagina di Daniela Sannino. Brava, che ne fatto... sta a fare tantissime, sì. Ed è bravissima. Quindi sì. Se volete, sull'Instagram. Sì. Instagram Daniela Sannino, andate a Pia Spunto che è bravissima. Sì, con queste borse proprio nello specifico. Sì, si è presa queste dalla Staffi. Sì. Sì. Ok, poi ci abbiamo faccine in licra. Queste faccine hanno un diametro tutte uguali da 7,5 cm. Quello che cambia, che cos'è? Quello che cambia, che io. Cos'è? Le sto interrogando perché c'è stanno. Che cos'è? Secondo me le può dare una buona risposta. Ciao Daniela Tirabassi. Hai riperso tutte quante. Quello che cambia è l'espressione. L'espressione e anche le caratteristiche del viso, nel senso, una c'ha l'occhio a cuoricino, una c'ha l'occhio a mandolino, una c'ha l'occhio a... Franchele avevano scritto espressione. Bravo. Pure Anna l'ha scritto. Allora, ragazze, queste, come detto, sono de maglina elastica, 7,5 cm di diametro, che cosa vuol dire? Che vanno bene per una sfera di polistirolo da 4 cm, ma personalmente io gliel'ho messa pure a una 6, perché? Perché l'ho fatta capellona, avete capito? E quindi non mi si vedeva che non arrivava dietro. E è andata benissimo. Sì. Ok. Poi, un trasformatore. Che è? L'hai comprato, che è? E lei dice, sì, te l'ho prese tutte. Le vaccine? Già da espressione. Ah, ragazzi, questa era una cosa che mancava tantissimo. Gli ho fatto due scatole così a Giusy perché gliela chiedevo e lei faceva. Ma è finita proprio alla casa, ma è finita proprio alla casa. Guardate che è tornata. La gutta perca bianca, bianca ragazze. Sì, mancava da un bel po'. Allora... Tanta la chiamano gutta perca, tanta la chiamano in un'altra maniera che non mi ricordo, ma l'ha detta una signora, ma non sì. Sto qui a ricordarne. E che cos'è? È il nastro per i fiorai, per andare a rivestire i nostri steli. Come funziona? Prendiamo un pezzettino, lo tiriamo, una volta che lo tiriamo questo rilascia colla e quindi si va ad incollare sullo stelo dei fil di ferro, ok? Ok. Poi... Ele ha già fatto 75 bambole per Natale. Ma queste qui. Ma altro che pronta per Natale, stai carica a pallettoni. Sì. Ma brava! Ma io ti auguro con tutto il cuore di venderle tutte, guarda. Sì. Davvero, guarda, con tutto il cuore. Farò il tipo per te, Ele. Ti serve un po' di pluriball? Sì. A me non me ne frega niente. Allora ragazze, grande, grandissimo assente, fammelo mettere giù. Questo è oro colato ragazze, grande, grandissimo assente, meno male che è tornato perché anche io, la mia personale, avevo finito giù, tant'è che oggi per attaccare il mantello di Elsa ho preso la pivetta tua. Ah, ok. Ma può essere che devo fare così per guardarti, te stai per un pupino. Dondolo. Prendi un punto. Ragazzi, di che cosa sto parlando? Dalla colla acetovinilica All Block. Va da sé che mo la signora che prima parlava inglese mi sta capendo. Si chiama All Block proprio perché attacca tutto su tutto. L'unica cosa che non ci va attaccato, e qui Rosanna mi verrà... Ho attaccato tante. Tante volte io ho detto... Rosanna, ci sei? E qui Rosanna mi verrai a favore. L'unica cosa che ci volete incollare è il polistirolo. C'è la verso di me. Quante volte io ho detto, no, ok, so. Io avevo paura che me lo vogliamo. Allora... Perché? Perché? Perché se lo mangia in un secondo, ragazzi, voi calcolate che con una base torta da 10 cm, fate la prova se non ci credete,
Una gocciolina del blocco, questa è la base. Mettete la gocciolina. Secondo, ragazze, non vi siete manco resi conto che già sta sui piedi vostri. Secondo. Comunque attacca tutto su tutto. Aceto vinilica. Puzzano manco troppo, io perché sono sensibile di naso, ma quello è un altro discorso. Consigliatissimo. Invece a me piace l'odore. Vedi, infatti è differente. Ciao Paola Serafini. Paola! Ah, Ele dice no, da regalare. Ah, da regalare. E vabbè, dai. Va bene lo stesso, stai a posto con 75 pensierini, butti via. No. Carmine dice, arrivo sempre per ultima con il natalizio. Ragazze, 3 di 3 terminato. Ci manca questa scatolina che chissà che cos'è. Vieni giù, sì? Sì. Ti aspetto qui. Ciao, okay. Angela Piazzese. Angela, bella, ciao. Non diciamoci la verità, ma vedete quando non ceno come so bella attiva, eh? Pensate se io adesso con la cena in Guol dovevo fare spacchettamento. In Guorp. In Guorp. Anzi, Giussi, ti dirò di più. Quando si spacchetta si digiuna. Giussi, prendiamo la palla al balzo. Va bene, andiamo a dormire. Dal prossimo spacchettamento. Ok. Capito. Ma io ci posso combattere secondo voi con Giussi Santa Barbara? No, dite, ci posso combattere, se può combattere, guardate. Guardate. Ma lo vuoi dicere? Mancava. Lo vuoi dicere? Spugna per fiorai. Spugna sempre. Per fiorai. Allora ragazze, qua c'è scritto mattone spugna per fiori freschi. Non gli date retta, io lo usate sempre per i fiori. Sì, tutti. Si può usare sia per quelli che per quegli altri. Quindi, un pacco di spugne per fiorai. È leggero? La voto. È leggerissimo, sì. Anche perché questa per i fiori freschi ci dovresti mettere l'acqua, in teoria. Sì, sì. Guardate, guardate l'aiuta. Aiuta. Mannaggia che abbiamo perso l'occasione di chiedere qua signora inglese di dove scriveva. Ah, è vero, sì. Sicuramente no, da America, perché... Signora inglese, ancora online. Signora inglese! Signora inglese! Signora anglosassone. Senti. Meno male non ci capisce il figura che ci facciamo. Dai Giuseppe, un po' più... sì, professionale. E che cavolo. Magari scrive in inglese, però non era inglese. Magari scrive in inglese, però era del Portogallo. Esatto, sì. Ah, e beh, ancora peggio, perché era pure bilingue. Proprio la figuraccia. Il portogallese. Va bene. Ragazze, che vi devo dire? Allora, lo spacchettamento è finito, perché tu si fa i pacchi finti, i pacchi scenografici, qua che è? Ragazze, come sempre, grazie, 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 grazie mille per essere state con noi. Noi vi abbracciamo e vi auguriamo una buona serata da Martina e Giusy di www.mochimagi.it. Ciao a tutte! Ciao! Ciao! Ciao, ciao, ciao!